Sto iniziando a perdere il conto, ma se non vado errata dovremmo essere alla nona puntata. Questa sera, per la prima volta, vedremo una ricetta per la cena. La cena di oggi prevede fettine alla pizzaiola che farò con mozzarella e pomodoro. Per prima cosa, come ogni buona ricetta che si rispetti, andiamo a mettere dell'olio in padella. Dell'olio, quantità QB. Dopo aver messo l'olio, per prima cosa metteremo il pomodoro con dell'origano. Per non sprecare nulla, aggiungiamo un po' d'acqua e shakeriamo. Una volta pronto il sugo, andremo quindi a mettere le fettine. La mozzarella andrà per ultima. Allora, mentre io cucino, mio marito sta facendo la differenziata. Va bene, quindi ci sono le fettine. Andiamo a riaccendere perché l'olio stava bollendo. Ci sono le fettine che lasciamo un po' andare, coprendo di tanto in tanto con il pomodoro. Per portarci avanti, cosa faremo? Andremo a sminuzzare la mozzarella in modo da poterla adagiare sulla carne che sta andando nel frattempo. Faccio vedere. Nella padella. Adesso gireremo le fettine. Allora. Oppla. Una. E due. Nel girare le fettine metteremo sopra un po' del pomodoro nel quale stanno cuocendo. E una volta che avranno un colorito uniforme, metteremo anche la mozzarella. Adesso andremo a mettere la mozzarella in modo tale da farla sciogliere. Mio marito nel frattempo scarica la lavastoviglie. Capiremo che il tutto è pronto quando la mozzarella sarà sciolta e la carne sarà quasi interamente ricoperta. Il piatto è pronto, buono da gustare, buon appetito!